Scampato alle proscrizioni sillane dell'80 a.C., Cesare ha intrapreso una brillante carriera politica e militare. Nel 61 a.C. è diventato governatore della Spagna. Per i suoi successi militari contro i Lusitani è stato acclamato imperator dal suo esercito e per questo il Senato gli ha concesso l'onore di poter celebrare il trionfo al suo ritorno in patria. Ma il nostro ha ben altre ambizioni. Aspira al consolato. E il trionfo poteva paradossalmente rappresentare un problema. Esso comportava infatti la necessità che il generale vittorioso attendesse il giorno della cerimonia fuori dalle mura di Roma. Una norma che veniva incontro alle intenzioni dei senatori che contrastavano Cesare e che volevano impedirgli di diventare console. Il candidato al consolato doveva infatti essere presente in città e la procedura prevista per la celebrazione del trionfo di fatto non lo consentiva. Della questione conversano amabilmente Cicerone e Marco Porcio Catone in un momento di relax alle terme. «Quam calida est! Quanto è calda!» esclama Catone a proposito della temperatura dell'acqua nel calidarium. Cicerone, «scisne Caesarem ex Hispania esse rediturum?» «Sai che, scisne, che Cesare tornerà rediturum esse ex Hispania dalla Spagna?» Non è una bella notizia per Cicerone, il quale esclama «Orribile auditu, Cato!» Alla lettera «Orribile a sentirsi, Catone!» Quindi, terribile notizia, Catone. «Tunc illi non sufficebat!» «Tunc allora a lui non bastava, quindi non gli bastava, che cosa?» «Se imperatorem ab exercitu acclamatum esse!» «Non gli bastava essere stato acclamato, acclamatum esse, dall'esercito, ab exercitu, imperator, cioè comandante in capo dell'esercito. Imperator era un titolo onorifico che veniva conferito dall'esercito o dal senato al generale vittorioso».